soltanto lui in casa. Sarà dedicata alla città di Genova e alle vittime del Ponte Morandi l'edizione 2018 della Napoli Shipping Week, in programma dal 24 al 29 settembre. Al Gambrinus la presentazione dell'evento, che per 5 giorni affronterà temi di efficienza energetica, governance dei porti, tecnologie, nuovi mercati e sicurezza. Il presidente Umberto Masucci sottolinea la necessità di coinvolgere sempre di più i giovani studenti universitari nei progetti portuali. Abbiamo voluto la Shipping Week a fine settembre perché sono scuole aperte, università aperte, e questa edizione è particolarmente dedicata ai giovani e alla scuola. Perché? Perché l'economia marittima nella nostra regione è un'economia che tira. Ricordo che la Campania è la terza regione d'Italia per intensità marittima secondo lo studio del Censis, e quindi noi vogliamo che il contributo dell'economia del mare vada anche ai giovani come prospettiva di futuro lavoro, come cultura del mare. Quindi noi abbiamo 2 giorni, il lunedì e martedì, dedicati in particolare alla cultura, alla storia del mare, alle aree marine protette, e poi il mercoledì è il momento delle università, della Partenope ma anche della Federico II. Centrale il ruolo del Comune di Napoli, come precisa l'assessore Daniela Villani. Recuperare non solo un'identità e una cultura, ma anche tutto il Blue Jobs che c'è sulla risorsa mare diventa veramente importante. Questa è una vetrina che sicuramente dà splendore e lustro a Napoli, perché la risorsa blu è il nostro oro.